Bentornati a Crocchette, lo spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Banquet Evangelica che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in cui parliamo di libri e di belle notizie. Un libro al giorno per cercare di farci compagnia, ma anche per riuscire a capire quello che accade là fuori nel mondo. E questi giorni sono giorni speciali, soprattutto perché giugno è il mese ufficiale del Pride, dell'orgoglio della comunità LGBT, e io penso che nonostante tutto quello che sia successo per via della quarantena, che ci ha evitato purtroppo la possibilità di scendere in piazza per poter camminare e urlare all'amore, qualsiasi esso sia, io penso che sia importante parlarne. Proprio per questo, in questa puntata di Book Crossing, ho deciso di potervi portare un libro che per me è stato importante per capire l'amore, l'amore nella sua purezza, nella sua integrità e nella sua importanza all'interno dei legami. Sto parlando di Sei come sei, di Melania Mazzucco, che è una delle mie autrici preferite, ormai penso che lo sappiate, edito da Einaudi, e questo è un testo che tra l'altro ha creato tantissime controversie, non tanto nell'opinione pubblica, ma soprattutto da parte di alcune persone che l'hanno visto, l'hanno registrato come una provocazione. Di cosa parla Sei come sei? La storia di Eva, una ragazzina di 11 anni che è cresciuta insieme a due padri, Christian e Jose, e a un certo punto nella sua vita purtroppo Christian viene a mancare. E tutto si ribalterà per questa ragazzina, perché l'altro suo padre, Jose, che davanti a un tribunale non può crescere sua figlia perché le leggi purtroppo di questo paese ancora hanno delle difficoltà rispetto a queste dinamiche, ecco, questa ragazzina vede il suo mondo crollare e vede perdere, sente proprio perdere la fiducia nei confronti dell'amore, delle persone che ama e soprattutto del suo paese. Questo testo mi ha fatto capire tanto, appunto, come dicevo prima, l'importanza delle reazioni, quanto l'amore sia fondamentale e davvero sia sopra qualsiasi tipo di parte, e leggerlo, emozionarmi, scoprire l'intimità di una famiglia che per altri può essere vista in modo strano, ma è semplicemente una famiglia bella, brutta, particolare, diversa, non conta quella, è una famiglia di persone che si amano e di persone che hanno fatto appunto dell'amore la loro bandiera. Io ve lo consiglio e vi consiglio anche di informarvi un po' su questo mese del Pride, su cosa faranno e su quante belle iniziative ci potranno essere anche semplicemente online, anche senza scendere in strada.